Bentornati ragazzi dal vostro Lefari, vabbè siamo in live nuovamente su Twitch, riprendiamo Prison Simulator. Il problema è che il salvataggio sembrerebbe essere corrotto, per cui abbiamo ripreso da circa 10 minuti prima di dove eravamo arrivati nella prima puntata. Per un qualche motivo, grazie gioco maledetto, ok. Vai a prendere i detenuti al blocco celle. Qua praticamente devo fare ancora la parte dell'officina, giusto? Mi sa di sì. Vabbè, ok. Sala briefing, questo qua non c'entra niente. Andiamo di qua. Giusto, perfetto. Sì, sì, dai. Dovrebbe essere giusto di qua. Stamina sufficiente, non c'è problema. Allora, corri, corri, corri. Peccato, cavolo. Mi tocca rifare un quarto d'ora di gioco, ma perché? Uffa. Facciamo così, allora, ruotine, ah no, sì, ruotine, routine, officina. Per andare nell'officina seleziona prima alcuni detenuti usando il contapersone. Saranno pronti per un raduno. Se indica il numero massimo di persone per il lavoro, scegli il comando seguimi. Questa roba qua l'ho già fatta prima perché me la ricordo, bene o male. Quindi, raduno, ok. Poi, contapersone, eccolo qua. Aggressivo, beh, stai qua, faccia di culo. Neutrale. Rapina a mano armata con esito mortale? Però neutrale. Vabbè, tu vieni con me. Neutrale? Vieni con me. Neutrale, ok. Innocuo? Vieni con me. Aggressivo, tu stai pure qua, che non mi fido di te neanche un po'. E te, innocuo. Benissimo. Bene. Ora facciamo così e facciamo seguimi, giusto? Porta i detenuti selezionati in officina. Ormai questa parte qua diciamo che la conosco un po' meglio di prima, perché bene o male non c'è bisogno che legga di nuovo i tutorial, eccetera eccetera. Facciamo una corsetta. Forza, 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 dai su. Bravi. Apriamo qua e l'officina è qui. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora, ora vai all'armadietto, va bene, conferma. Prendiamoci gli attrezzi da dare ai ceffi, ok. Qui, parla. Martello. Lima. Chiave inglese. Coltello da tornio. No, 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 non tu. Dimmi tutto. Un giorno di sicuro. Bah, volevo parlare con questo. Cacciavite, chi è? Bene, assicurati che i prigionieri lavorino. Quando qualcuno se la prende comoda, mettilo in riga. Prima parlando, poi se necessario, lo meni. Ok, vediamo qua. Fra 3 minuti scopriremo se effettivamente tutto va come dovrebbe. Questo sta lavorando sodo, bravo. Questo qua anche. Ok. Che cazzo è successo? Cosa fai? Oh, mentecatto, buono. Armi, manganello. Questo è il tuo principale strumento di forza. L'abbiamo già letto. Fermo. Deficiente. Vedrete che adesso si rialza comunque. Sei calmo adesso? Va meglio di prima? Penso di avere problemi di vista. Perché non riesco più a vedermi in questo lavoro? Questa roba qua l'abbiamo già letta. Ok. Sei un imbecille, cosa sei? Pure questo? Conta persone, walkie talkie. Dobbiamo chiamare aiuto qua. Ecco, perfetto. Ehi, tu devi lavorare però, eh. Parla. Ehi, cosa credi di fare? Ah, non spaventarmi così. Stai tramando qualcosa. No, io solo... Sarà meglio che vada ora. Che cazzo ha fatto sto qua? Prendi. Quando viene raggiunto il tempo minimo, va bene, ok. Una spugna. Sembrerebbe non essere pericolosa. Allora, o ha rubato delle cose, oppure non lo so, onestamente. Stai lavorando, vero? Sì, bravo. Questo qua è svenuto, anzi no, l'hanno menato, che è diverso.
questo lavora, quello lavora e questo lavora, bravi. Aspettiamo allora. Sorvegliamoli. Andiamo a vedere quello al tornio perché è molto molto sospetto questo qua. Ma collezione? Ma no, ma non c'è niente qua, dai. Always wear safety equipment. Giustamente. Dai, siamo arrivati a 51, 52 dollari addirittura. Qua ok, qua ok. Bravi, bravi. Un team esemplare. A parte il fatto che volevano uccidersi. Per il resto però buono. Bene, raduna i detenuti. Ci mettiamo qua. Feccia tutti assieme. Parla con i prigionieri e prendere gli strumenti. Quindi rimettili al loro posto. Ok. Attrezzi. Ok. L'attrezzo per favore. Oh, giusto, fatto. Bene, rimettiamoli al loro posto. Dobbiamo perquisire adesso, giusto? Sto qua, secondo me ha rubato qualcosa prima, controlliamo. Ah, brutta merdaccia. Assicura. Che peccato, ma forse possiamo trovare un accordo. No. Meno rispetto. Mortacci tua. Tu. Punta da trapano. Assicuriamo. Legale. Lascia. Pezzi di legno illegale. Assicura. Ok. Porta i detenuti nelle loro celle. Seguimi. Su. Forza. Con calma, eh. Paolo, ti piace questo? Vi piace. Ok, fine della giornata. Si è completate tutte le routine programmate o le emergenze. Vai nella sala briefing per concludere la giornata. Vai alla sala accettazione per concludere la giornata e vedere il tuo riepilogo giornata. Ok, bene. Bene, sono contento perché ci giocheremo un bel po', mi sa. Sperando che non abbia altri bug, se no lo cancello all'istante. Sala briefing, abbiamo detto. Parla con la guardia. Credo si entri da qua. Eccola qua. Ciao Squall, ciao. Se ho ben capito, hai già fatto tutto? Sì, per oggi è finita. No, dammi un minuto. Va bene, però sbrigati, vorrei tornare a casa adesso. No, in realtà abbiamo fatto tutto, a posto. Finito per oggi? Sì, per oggi è finita. Bene. Abbiamo preso 10 dollari? Rispetto più 6% delle guardie, meno 1% dei detenuti. Detenuti perquisiti 4, picchiati 1, incendi spenti 1, routine completate 4. Continua. Ma il livello a cosa serve? Punto di domanda? Vediamo di scoprirlo assieme. Allora, ora d'aria, vai in cortile. Il cortile si raggiunge da... Sala ricreativa. Tempo libero, sala ricreativa. Qui tu e i tuoi amici potete riposare. Cerca l'intrattenimento disponibile come giocare a carte o a freccette. Ovviamente non siamo nel tempo libero, per cui non possiamo fare nulla per il momento. Il bagno. Allora.
Andiamo di qua. Di qua. Eccolo qua. Nel cortile della prigione il tuo compito principale è individuare situazioni sospette e reagire di conseguenza con avvisi, forza diretta, punizione disciplinare. Presta attenzione a comportamenti inappropriati e altre infrazioni come tentativi di svignarsela di nascosto, risse, discussioni sospette, distruzione di beni o persone che urinano. Se la situazione è abbastanza tranquilla puoi rilassarti, ma c'è il rischio che non ti accorgerai di qualche situazione. Fai attenzione al tempo per terminare positivamente la routine. Devi permettere ai detenuti di stare fuori per il tempo minimo. Se li lasci rimanere più a lungo, il tuo livello di rispetto aumenterà. Ah. Allora, manganello. Giusto per fargli capire chi comanda un attimo, ok? Dopodiché potete fare quello che volete. Cos'hai da guardare? Spezzo in due io. Quando sei nel cortile, fai attenzione a risse, commerci illegali e altri comportamenti inappropriati o sospetti dei detenuti. Intervieni dove possibile attraverso la negoziazione. Usa la forza solo quando è necessario. Perché sto qua è vestito di rosso, per esempio? Odia Duncan Drawford. Drawford, anzi. Controlliamo, controlliamo che nessuno faccia casino, va. Più a lungo permette ai detenuti di rimanere fuori, più guadagni il loro rispetto. E, che resti tra noi due, puoi fare affari con i detenuti o prendere commissioni da loro. Questo migliorerà il tuo budget e le relazioni con i singoli detenuti, ma è meglio non farlo dove le guardie possono vederti. Allora, io qua non vedo nulla di sospetto, se devo essere sincero, eh. Qua stanno complottando. Oh, defeated. No, non è vero, dai. Non mi sembra. Come va, Squall? Tutto a posto? Parla. Ehi, vuoi fare dei soldi? Niente di illegale. Innocente pallacanestro. Cosa stai offrendo? Forse un piccolo concorso per renderlo più eccitante. Ah, già, ok, ok. $10, penso che rinuncerò. Non ho un soldo. $10. Allora, vediamo un attimo. No, sì, ma cavati però. Dai. L'altra volta ho perso, ma sto giro non perderò perché so come si gioca a pallacanestro sto giro. Ok. Invece di mantenere l'ordine. Perfetto. $10 vinti. Grazie. Ok. Sarò più parte della polizia dei detenuti. Penso polizia. Polizia, sai. Polizia, direi. Vediamo questo qua cosa vuole fare. Ehi, sbirro, vuoi giocare? Che ti prende? Cazzo, no, non intendevo in quel senso. Stavo pensando a una scommessa su un po' di flessione dei bicipiti entro un certo lasso di tempo. Quali sono le condizioni della scommessa? Allora, io e i miei amici pensiamo che non ce la farei a sollevare quel bilanciere 15 volte in 60 secondi. Allora cosa scommettiamo? Dipende da quanto dai. $20. Soldi facili, eh. Bel cambiamento, posso prendere i tuoi soldi senza picchiarti. Pronto? Minchia. Penso di farcela, però boh. 9 e sono a metà tempo. Dai, in teoria ce la faccio, sì. No! Porcaccia. Dai, guardia, impegnati, impegnati. Sfrutta quei bicipiti. Ce l'ho fatta. Strongman, achievement sbloccato. E vai. Bene, vai nella stanza delle perquisizioni.
Stanco dalla settimana lavorativa. Ti levo, ti riposi per due giorni. Beato te, beato te. Io no, invece. Purtroppo la mia settimana finisce domani mattina. Buonanotte, Danilo. Buonanotte. Fammi sapere per PC Building se ti piace anche, eh. Spero di sì, cavolo. E allora, stanza. Vai alla scrivania. Ok. Cosa abbiamo qua? Chiama il detenuto con l'altoparlante. Chiama un prigioniero. Prendi la dotazione della prigione e mettile sullo scaffale. Perquisisci il detenuto. Controlli i documenti del detenuto e timbrali nel modo opportuno. Raccogli i documenti del prigioniero premendo E. Cosa vuoi? Voglio solo parlare. Non parlo con i secondini. Controlli i documenti. Ah, eccoli qua, ok. Confronta i dati e le impronte digitali rilevate dalla polizia prima che il condannato fosse recluso nella struttura. Metti via il documento usando E. Se tutto è corretto, apponici il timbro verde. Se ci sono irregolarità, usa il timbro rosso. Ma che cazzo? Ok. Allora, Bob McQuilly, numero, blocco, durata della pena, reato, crudeltà sugli animali. Ma a me sembra tutto in regola, no? Verifica la corrispondenza delle impronte digitali con le impronte del foglio di controllo. Verifica la correttezza dei dati del nome sui fogli delle impronte digitali. Verifica che il numero ID sia corretto sui fogli delle impronte digitali. Allora, numero 834-408. Ok. Poi 26 settembre 2011, 6 ottobre 2011. E Bob McKigli, 10 maggio 70. Carta d'identità 834-408. Ma a me sembra tutto in regola, giusto? Per cui riponi la cartella. Prendi. Chiama la guardia con l'altoparlante. Però, quindi può anche... possono anche succedere delle irregolarità volendo. Vabbè. Là c'è la precisione. Qua invece possiamo fare palestra nel tempo libero. Andiamo a fare palestra. A cosa stai giocando di bello, Squall, in questo periodo? Allenamento, sì, così usiamolo, aumentiamo la stamina, ok? Perfetto. Bene, hai guadagnato 20 di stamina. Vai al blocco celle. Controllo serale delle presenze. Vediamo se manca qualcuno. Metroid Samus Returns. Ma è a scorrimento laterale, vero? Sì. Perché io gli unici Metroid che conosco sono quelli per la Wii ed erano tipo in prima persona. Tutti gli altri sono un punto di domanda, diciamo. Guardie carcerarie, 54% di rispetto, detenuti 44%, 60 dollaroni in tasca. Wow. Questa routine è leggermente diversa da quella della mattina. Ora devi assicurarti che tutti i detenuti tornino nelle loro celle. Devono farsi trovare davanti ad esse non appena ti presenti. Usa il contapersone per depennare un detenuto dalla lista. Quando qualcuno non è davanti alla sua cella e sta gironzolando, mettilo in riga. La cosa migliore è ricordargli chi comanda da queste parti. Per contare i detenuti, premi Q e seleziona il contapersone.
Avvicinati a ciascuno detenuto e premi TSM per contarlo. Ricorda di chiudere le celle quando tutti sono dentro. Allora, per contare i detenuti premi Q e selezioni quante persone. Ok. E fin qua tutto a posto. Avvicinati a ciascuno detenuto e premi TSM per contarlo. Vai dentro. Bravo. Tu. Ehi, 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 ehi. Un detenuto che non si è presentato alla raduno deve essere messo in riga. Parla con lui premendo E e cerca di convincerlo in modo pacifico. A volte però dovrai usare la forza. Quando presenzia al raduno o meno, usa contro persone. Come butta? Modera il linguaggio, non sono tuo amico. Ma puoi esserlo. Non penso proprio. E perché no? È la regola. È solo una scusa, dai, dammi un abbraccio. Mantieni le distanze, non essere timido. Ultimo avvertimento, se mi tocchi finirei in isolamento. Porca vacca, che cazzo fanno questi? Ma porca. Buono, deficiente. E tu anche? Cazzo, ma stai buono, no? Ma che cazzo fa? Ma che tutti hanno amato il Saturno Bear. Che casino. Tutti vogliono botte qua, non so. Parla. Signor Secondino, ma quale Aloha? È l'ora dell'appello. Aloha è solo un normalissimo saluto. Sei xenofobo? Che cosa? No, non cambiare argomento. Penso che tu abbia davvero un problema con le altre culture e vogli di parlarne. Sai, mia nonna diceva... Allora, magari la prossima volta. Ora vai nella tua cella, per favore. Ok, spero che tu mantenga la parola data. Allora, vai dentro. E chiudiamo. Per fuori, tu è chiaro. Che c'è per colazione oggi? Vai dentro. E muto. Dentro. Ok. Ma lo sai, Lucius, che non ha funzionato? Il link. Porca vacca. Sei sicuro di averlo comprato, sì? Dentro. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Facciamo così. Ok. Dentro. Oh, come on. Vorrei him. Chiudiamo. E l'ho fatta. Dentro. Ehi, 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 ehi. Che c'è stavolta? Troppe chiacchiere. Troppo camminare, troppo respirare. È l'ora dell'appello. Ah sì, questo. Quindi oggi sono solo troppo distratto. Perfetto. Tu vai al tuo posto. Piantala di infastidirmi. È l'appello, quindi muoviti. Non me ne frego un cazzo dei tuoi appelli. Me ne starò qui a camminare finché voglio. Quindi sei un tipo da fitness, eh? Lo sarei, ma non ho altre opzioni. Solo passeggiare qui o in cortile. Se ci fosse una bella palestra all'aperto, sì, sarebbe bello. Ma qui abbiamo solo quella parodia di palestra. Allora comportati bene, così forse un giorno in palestra verranno fatti dei miglioramenti. È possibile? Con quel direttore taccagno ne dubito. Ho i miei metodi. Ok, spero che tu non mi stia prendendo in giro. Ah, l'abbiamo convinto, dai. Dai, su. Sei bravo, dai. Perfetto. No, 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 ci credo, è solo che non ha funzionato. Vabbè, ok, boh. Non so se sia perché magari eri senza account, boh. Vabbè, dai, pazienza, pazienza. Pazienza. Peccato, cavolo. Non so il perché. Boh. No, no, niente, niente. Non è colpa tua, stai tranquillo. Stai tranquillo. Allora. Boh, no. Massimo, non ti preoccupare, dai. Fatto tutto? Sì, per oggi è finita. Una lima in mano aveva. Non ce n'è che fatto caso, Paolo.
Cioè, avevo visto che avevo qualcosa, però non mi sembrava. Boh, vabbè, ormai. Niente male, niente male, ma potrebbe andare meglio. Ma solo 10 dollari al giorno? Ma perché sta roba qua? Ma che cazzo dicono? Scandaloso, parla con la guardia, vediamo se mi danno la pistola. Buongiorno, ci sono due cose che devi sapere. La prima, penso che tu sia pronto per imparare alcuni trucchi dei tuoi colleghi più anziani. Cosa sono questi trucchi? Parla con Alexander Davis durante il tuo tempo libero, lo puoi trovare nella sala ricreativa, il resto te lo dirà lui. E la seconda cosa, il direttore vuole vederti. Non so cosa stia succedendo, quindi è meglio che vieni con me. Sembra grave però. Vediamo. Potrei diventare un agente di polizia. Sì, volendo sì. Direttore, mi dica. Buongiorno, perché sei così teso? Non hai niente di cui preoccuparti, non voglio licenziarti. In un certo senso voglio darti una promozione, per così dire. Vedo che stai andando bene, quindi un nuovo incarico per te. Di che si tratta? C'è un aumento in ballo? Beh, andiamo al punto. Sfortunatamente non ho tempo per acquistare personalmente forniture, attrezzature e miglioramenti per la nostra struttura. Quindi d'ora in poi avrai accesso al mio computer, dal quale potrai acquistare i miglioramenti necessari. Ho dei soldi da spendere, non ti preoccupare, riserverò una parte del budget della prigione per questo scopo. Basta che tu non li spenda tutti in un giorno. Ho creato per te un profilo separato sul mio computer, puoi usarlo durante le pause, anche se sono in ufficio. Io lo uso principalmente la sera. Penso di poterlo fare. Sono felice di sentirlo, quindi già che ci siamo, procuraci un nuovo manubri. Puoi acquistarlo dopo la nostra conversazione, ma non è tutto, voglio che tu faccia qualcos'altro per me. Oggi le guardie mi faranno avere le richieste e le lamentele dei detenuti di ogni blocco, il tuo compito sarà quello di esaminarle. Metti un timbro rosso su quelle scartate, mentre per quelle verde ci siamo capiti. Ti lascerò le istruzioni e ti invierò le linee guida, se ce ne sono. È legale? Certo che sì, non ti sto costringendo a falsificare la mia firma. Quando avrai finito con i documenti li firmerò nel mio tempo libero. Quasi dimenticavo, la nostra prigione è ora in cima alla lista delle 20 migliori strutture penitenziarie nel nostro stato. Più ci avviciniamo alla vetta, più soldi otteniamo dei sussidi. Cosa determina il nostro posto nel ranking? Il morale generale, o come lo chiamiamo noi, il rispetto sia delle guardie che dei detenuti. Più alto il rispetto, migliore la classifica della nostra prigione. Come ci guadagniamo rispetto? Lo scoprirai tra un momento. Devo andare, ho alcune cose da sbrigare fuori dall'ufficio. Sai cosa devi fare oggi? Sì signore, molto bene, ci vediamo, puoi andare. Per entrare nel negozio devi aprire il browser Cool Web sul tuo computer. Puoi acquistare nuove attrezzature, cambiare l'aspetto di quelle esistenti o migliorarle con i soldi della prigione. Questo influenzerà in modo significativo l'umore dei detenuti o delle guardie. Puoi anche comprare varie cose per te stesso. Ma devi spendere i tuoi soldi che ricevi come retribuzione. I miglioramenti di alcuni oggetti, come le postazioni dell'officina, ti faranno guadagnare più soldi, tienilo a mente. Nella sezione accanto al negozio c'è un elenco delle 20 migliori strutture carcerarie. La posizione in classifica delle prigioni dipende dal livello del tuo rispetto, sia da parte dei detenuti che da parte delle guardie. Più la tua prigione è in alto nel ranking, maggiore sarà il budget del carcere. Il rispetto è visualizzato nell'angolo in basso a sinistra è la media di tutti i valori individuali in un particolare gruppo. Ottieni il rispetto sia individualmente per un personaggio che a livello generale per tutti. Per quello generale, eseguendo seriamente i tuoi compiti, guardie, e prolungando una data routine come la mensa e il cortile, detenuti. Il rispetto individuale è influenzato dal tuo approccio alla persona. Se esegui un compito per lei, le regali qualcosa, la attacchi senza motivo o anche per un motivo, o le infliggi una punizione ingiusta, tutto influenza il rispetto individuale del personaggio. Cazzo, sei complicato. Parlo con la guardia nella sala ricreativa. Allora, Warden Master 69, account 2. Ok, pistola, prigione. Dovevamo comprare tipo sbarre, no, armadietti, manubri. Eccolo qua, acquista. Aumenta il rispetto dei detenuti delle guardie dell'1%. Tiè. Ah, eccoli lì per terra. Questi qua sono. Figo. Ok, poi cosa abbiamo? Soldi della prigione 350 dollari. Sbarre. Skin. Sbarre d'acciaio, sbarre d'oro. Ma che cazzo? Indietro. Lenzuola. Vecchie lenzuola. Nuove lenzuola, 1000 dollari. Ma sono fuori di testa? Officina tipo dov'è? Vediamo qua.
Salativo, postazione di lavoro Lima, $300, acquista. Così fa più soldi. Credo. Migliora. Ah no, sapete cosa? Mi sa che ne abbiamo comprata una in più. Email, not porn V2. Ma sembra quasi il mio desktop questo. Va bene, dai. Spegni. Andiamo fuori. Migliore le abilità. Parla con la guardia nella sala ricreativa. Ciao, Richard, mi hai detto che devo parlare con te. Oh, davvero? Allora significa che sei pronto per imparare alcuni trucchi da noi. Come funzionano? Non sono altro che abilità che ti aiuteranno a sopravvivere qui. Posso insegnarti, ma prima hai bisogno di due cose, punti abilità e soldi. Non pensavi che ti avrei rivelato i nostri segreti gratis, vero? Cosa sono questi punti abilità? Come li ottengo? Ottieni un punto abilità ogni volta che sali di livello, e sali di livello dopo aver acquisito esperienza ogni giorno. Quando sei a un certo livello hai abbastanza punti abilità e, naturalmente, i soldi giusti. Puoi acquistare un'abilità che ti aiuterà a compiere il tuo lavoro meglio o più agevolmente. Sì, penso che tu sia pronto per ricevere la tua prima abilità. Quanto costa? La prima l'offro la casa, ti costerà solo un punto abilità, dovreste già averne almeno uno. Guarda tu stesso. Due punti, allora vediamo un attimo. Perquisizione e intimidazione livello 1. La perquisizione di detenuti e celle è più veloce del 25%. Hai maggiore possibilità di intimidire un detenuto facendolo agire come vuoi tu. Acquista. Ok, poi qua. Occhio di falco livello 1. Sei in grado di confrontare vari dati sospetti. Premi su due parti di dati testuali per confrontarli e avere informazioni sulla loro correttezza, solo per controllo dei dati e routine dei nuovi detenuti. Ok, oppure fiducia livello 1. Puoi commerciare con uno fino a due detenuti, a seconda di quanto rispetto hanno per te. Ogni potenziale commerciante ha l'icona dollari sopra la testa. Negoziatore livello 1. Le probabilità di ricevere tangenti maggiori aumentano del 50%. Passivo. HP massima aumentata del 500. Ti è, a posto. Poi qua, soldi 50. Quanti ne ho io? Aumenta la difesa del giocatore del 10%. Riduce la chance di essere visto del 5%. Aumenta il danno delle manganelle del 10%. Fondi insufficienti. Ah, c'è scritto qua quanti soldi ho. Allora, hai capito? Sì, ho capito. Bene, ricorda, puoi sempre parlare con me per controllare se c'è qualcosa di nuovo da imparare. Allora, buona fortuna. 3700 di vita ho adesso, incredibile. Vai a docco celle. Che cos'è successo mentre eri via? Abbiamo comprato delle cose per migliorare la prigione. Per migliorare un po' il clima generale, Di che è una cosa buona. Usa. Ok. Controllo delle presenze. Apriamo. Conta persone. Perfetto. Ehi. Esci. Appello, che stai facendo ancora qui? Silenzio, sto scrivendo in questo momento, nella mia immaginazione. Cosa stai scrivendo? Un capitolo per il mio libro. Di cosa parlerà questo libro? Della mia vita in prigione. Lo pubblicherò prima di andare fuori di testa. Ok, puoi continuare a scrivere. Grazie, scriverò una o due buone parole su di te. Ma porca vacca, si stanno menando qua, ma che cazzo? Dai, Sì? Ancora? Ma non sono capace di stare fermi. Che problemi avete? Odia Kevin Dunkel. Odia Andrew Martin. Vabbè. Questo l'abbiamo fatto. Ok. Visto, mi tu.
Bene. Completato. Che fatica. Tempo libero. Allora, là c'è la palestra. Ma io ho un Io aumenterei ancora la stamina, però boh. Oppure andiamo al poligono di tiro, vediamo. Ah, ma c'è anche pulisci la tua arma, mi sa qua. E cosa fa sta roba? Vediamo. La pulizia delle armi è una delle attività secondarie in cui ti puoi cimentare. In questo minigame devi smontare l'arma, pulirla e poi rimontarla. Smonta le parti cliccandoci sopra con tasto sinistro. Scegli una parte che vuoi pulire, cliccaci sopra con tasto sinistro. Sono contornati di verde. Quelli pronti per il montaggio sono contornati di rosso. Scegli uno degli strumenti evidenziati in verde e usalo pulendo la parte che hai scelto. Ripeti questo processo che ogni elemento e con ogni elemento poi smonta la pistola. Voilà, adesso è pulita. Ok, ma che senso ha? Cioè, ho capito io, ma a cosa serve? Bah. Bene, poi? Ah! Pure! Che figo! Devi usare panno. Ah, che bello. Ma com'è nuova. La parte è completamente pulita. Bene. Indietro. Devi usare spray. Ah, ho capito. Devo spruzzare un po' alla volta. Ma devo ruotarlo? Ah, porcaccia la miseria. Che figo. Panno. Ma che cazzo? Ma va bene, facciamo finta che non sia buggato. Ok. Questo qua per pulire dentro, immagino. Giusto? Evidenza gli elementi disponibili. Boh. Devi usare batuffolo di cotone. Come? Ruota l'oggetto. Ah. Ok. Va bene. Spray. Bene, panno. Perfetto. E cosa ho guadagnato facendo così? Pulisci le location, officina, mensa, spogliatoio. Allora, vediamo un attimo. Vi sta piacendo? Mazza che casino. Mocio. Sì, ok. E questo? Bene. No, ma manca ancora qualcosa, mi pare. Mocio. Questo è fatto.
Andiamo a pulire. Illuminati. Pareva che a me, infatti, che fosse un simbolo conosciuto quello lì. Che strano. La mensa è una merda. Mamma mia, che postaccio. Da raccogliere, mi pare di no. Con la spugna direi di pulire qua, che è un porcellaio tipo. Brutti suini, puliscimi. Sì, grazie. Che simpaticoni, Bene, manca l'officina. Che è di qua, a quanto pare. Allora, il super mocio dov'è? Eccolo. Sette metri? Ah, qua, ok. Stare vicino ai detenuti? Beh, sicuramente. Allora, io credo che deve essere un lavoro rischioso, eh? Perché effettivamente non sai mai cosa ti possono fare. Per cui, boh, non è una cosa da tutti, ecco, sicuramente. Sicuramente. Sangue dappertutto qua. Prigione pulita. Grande, tempo libero. Allora, o facciamo palestra, oppure qua c'è il poligono di tiro, che onestamente non so cosa faccia. Lo proviamo comunque, dai, vediamo un attimo. Poligono di tiro. Ok, postazione 2. SMG. Deterioramento. Vediamo. No!
basta. 52% di precisione, solo? Vabbè, ok. Vai nell'ufficio del direttore. Quando verifico una domanda, devi attenerti alle linee guida della giornata. Controlla l'email con le linee guida sul computer. Il messaggio è disponibile sotto l'icona della busta sul desktop. Verifica l'attendibilità di firme e timbri. I detenuti spesso li falsificano. Inoltre, presta attenzione al contenuto della domanda. Se ritieni che la domanda sia corretta, puoi approvare l'usando il timbro verde. Se hai obiezioni, rifiuta l'usando il timbro rosso. Oh mamma mia. Tutta sta responsabilità con la paga di merda che abbiamo, ma perché? Password non valida. Account. Allora, vediamo un attimo. Email. Per ottenere un permesso, i detenuti condannati per omicidio hanno bisogno della raccomandazione di una guardia e di un rapporto certificato sulla salute mentale. Ok. E quindi? Fascicoli dei detenuti. Ok, classifica del giocatore, va bene. Email. Ho capito. Cos'è sta roba qua? Vediamo. Informazioni di base. Kenneth Miller. Durata della pena 2 anni. Contrabbando di droga. Vorrei attirare la sua attenzione sul crescente problema dei topi. Stanno aumentando di numero e diventano sempre più audaci. Hanno già mangiato il mio sapone e trasformato le mie scarpe nel loro bagno. Galera o no, queste condizioni sono inaccettabili. Per favore prendete provvedimenti il prima possibile. Informazioni di base sul detenuto fornite con la sua richiesta. Obbligatorie. Le richieste di permesso richiedono un'autorizzazione alla visita. Esamina solo le grazie con una lettera del presidente. Tutte le domande devono avere il timbro valido e la firma della guardia. Tutti gli allegati alla domanda devono avere timbre e firme delle persone che li rilasciano. Verifica che i dati dei documenti allegati corrispondano alle informazioni di base del detenuto, se necessario. Timbri, timbro della prigione, timbro dell'ospedale, timbro del presidente, timbro della prigione, firme. Firma della guardia del blocco C. John. Ok, è giusto. Firma del detenuto, vabbè. Firma del medico, ok. Regole. Beh, sto qua la approviamo, no? Oh. Accettata. Poi qua. Per favore, mi faccia avere un permesso di 14 giorni in modo che possa andare a trovare mia madre malata in ospedale. È gravemente malata e probabilmente non le è rimasto molto tempo. E allora, blocco A. Timbri. Timbro della prigione. Ospedale. Timbro. Ah, è falso questo. Brutto infame. Tieni. Mettetemi in un altro blocco o almeno in un'altra cella, perché quel figlio di puttana in quell'accanto russo come un cazzo di trattore, per colpa sua non riesco a dormire. Non posso neanche tirargli un pugno sul muso perché mi butteresti in isolamento, almeno levatemelo dalle palle. Timbri, allora, prigione, ok, firme, del blocco A. Questo qua, firma del detenuto, vaffanculo. Eh no, eh no, eh no, eh no, eh no. Eh no. Il timbro valido è firma della guardia. No, mi spiace, ma il vaffanculo non va bene. Rifiuta. È giusto? Credo di sì, insomma. Reclamo. Firma del detenuto XXX, ma non si può. E poi c'è il timbro dell'ospedale qua, perché? Ah no, ho visto male, scusate. Timbro delle prigioni, ok, però XXX non va bene, eh. Ok. Stimatissimo secondino capo, per cortesia valuti positivamente il reclamo che le sto scrivendo. Comunque, uno dei secondini sta abusando del suo potere su di me e sugli altri detenuti. Ci picchia senza buona ragione, non si può neanche starnutire, ci insulta, ci batte mentre mangiamo. Non ci lascia vivere, perciò, per favore, faccia qualcosa al riguardo. Allora, blocco C. Questo qua è giusto, firma, ok. Edward Zeinstein, 19 anni, condizioni. Credo sia da approvare questa. Vai. Allora.
In allegato a questa domanda è presente una lettera del presidente Ronald Chuang, in cui mi viene concessa una grazia parziale. La prego di approvarla e mettere in atto le procedure appropriate. Blocco C. E qua è giusto. Firma c'è. Ronald Chuang, firma del presidente, ok. E timbro del presidente, ok. Io direi che è giusto questo. Bene. Vai nella sala briefing e parla con la guardia. Ah, sì, sì, pulire le armi Red Dead Redemption. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E allora, ragazzi, domanda fondamentale. Vi piace questo gioco? Vorreste vederlo un po' più approfonditamente oppure no? Piccolo sondaggio live, mi raccomando. Rispondete. Se ho ben capito, hai già fatto tutto? Sì, per oggi è finito. Continua. Ok, Flame sì, ottimo. Vai al blocco celle, controllo delle presenze, andiamo. No. Paolo sì, buono. Vediamo se c'è qualcun altro. Dovrei allenare un po' la stamina. Eh? Che cazzo è successo? Oh. Panico. La scatola dei fusibili. Qualcuno può aggiustarla? Posso andare a dare un'occhiata? Sei tu, novellino? Scusa, non riconosco ancora la tua voce. Ci sono dei fusibili in officina e dovresti sapere dove. Vado subito. Spero che tu abbia una torcia. No, non ce l'ho la torcia. Come la mettiamo? Verifica la causa del guasto. Panico e paura. Ah sì che c'è la torcia, dai, è in automatico. Pare di giocare a Resident Evil, cavolo. Vabbè. È Richard, ricevuto, novellino. Affermativo. Sei vicino ai fusibili, grazie Squall. Bene, bene, bene. Sì, ma ne mancano due. Cazzo, ora è tutto chiaro. Che succede? I detenuti stanno tornando alle loro celle ora, ma Charles Goldberg del blocco B non si vede. Potrebbe essere lui responsabile di questa merda. Dobbiamo trovarlo. È possibile scappare quando non c'è corrente? Non è così semplice, ma il tempo è dalla sua parte. Controlla il cortile, l'uscita principale e la stanza delle perquisizioni. Potrebbe provare a scappare attraverso una delle porte lì. Controllerò la dispensa della cucina e la finestra della sala da pranzo. Fai attenzione. Allora, vediamo un attimo. Trovi il detenuto. Ingresso principale, cortile della prigione. Da controllare un po' tutto, insomma, vediamo. Che figo. Qua non c'è niente, a quanto pare. Qua neanche. Ingresso principale è di là. Ma poi c'è proprio la musica ansiogena, perché? Parla. Va tutto bene, sto solo pulendo le serrature. Perquisisci. Ascolta. Sarei punito per il tuo comportamento inaccettabile. La punizione dell'isolamento. Non lasciare la cella. Niente permesso, niente telefonate. Isolamento. Stai per essere trasferito in isolamento. Forse lì potrai riflettere sul tuo comportamento. E ti accompagnerò dopo la fine della routine. Forse possiamo fare un accordo. Prendi una mazzetta, $10. Neanche per idea. Oh, è un gran peccato. Placa il detenuto. Ok. Basta, smettila di colpirmi. Hai rubato tu i fusibili? Sì, li ho presi io. Sai che ti beccherai una pena più lunga per tentata evasione e disturbo dell'ordine del carcere? Dovevo tentare, non sono al sicuro qui. Nessuno di voi può tenermi al sicuro. Se hai un problema con gli altri detenuti, parlane al direttore. Lui è l'ultima persona che può aiutarmi. Beh, interessante. Ora torna nella tua cella. Ma prima ti perquisirò. Fusibile, prendi. Dov'è il secondo fusibile? Il secondo fusibile? Già, ne ho due. Ne avevo due.
Che cosa ne hai fatto? Niente, deve essermi caduto dalla tasca. Però non picchiarmi, ti sto dicendo la verità. Dove avresti potuto perderli, ricordi? Forse da qualche parte sulla mia via di fuga. Potrebbe essere l'ingresso, l'officina, forse la mensa. Volevi scappare attraverso la mensa? No, no, ho solo preso del cibo. Vado a controllare quei posti, ma prima tu vieni con me. Riporta il detenuto nella cella. Ti spacco in due, maledetto. Poverino, in realtà ha solo paura per la sua salute, eh. Perché evidentemente qualcuno vuole ucciderlo. Cioè, è comprensibile, ha rischiato il tutto per tutto. Mi dispiace, cavolo. Però, che cazzo. Devo farci. Bravo. Ti piace molto, Squall, ti piace molto, bene. Dai, su. Vai dentro, dai. Dentro. Ok. Purtroppo sì. Proviamo a trovare il fusibile mancante. Officina, infermeria. Infermeria non l'ho mai vista, mi sa. Beh, qua in officina non vedo nulla, onestamente. Poi boh. Cioè, ma non mi viene mica tipo evidenziato, no? Non capisco, la parte da controllare sarebbe questa e basta? Allora non c'è, dai. Non è qua. Spero. Mensa. Porca vacca. Ah no, la mensa però ce la dà come controllata, eh. L'officina invece no, perché? Ormai l'officina non la dà come controllata, punto di domanda. Porca vacca, perché è qua? Inserisci fusibili nella posizione corretta. Ho sonno. Ah già, che sono sempre in officina. Ok. Allora, 1, 2, 4, 3. Ma... fare. E adesso? Tutto sbagliato, credo. Forse vanno messi nell'ordine 1, 2, 4, 3. Boh, non ho capito onestamente. Fai rapporto al direttore, ok. Direttore, direttore. Qua, vero? Perfetto. La corrente è tornata, ma non sono riuscito a finire il mio lavoro. Hai qualche informazione per me?
Signore, la causa dell'interruzione temporanea dell'elettricità è stato Charles Goldberg del blocco B. È così? Come è arrivato ai fusibili? Probabilmente ha forzato l'entrata e ha cercato di cogliere l'occasione per scappare. Capito, prepari i documenti in un minuto, dobbiamo farlo sapere ai superiori. Ho l'impressione che resterà per qualche anno in più. Sei libero di andare per ora. Che ora è? Penso che sia il momento per il briefing, ti raggiungo tra un minuto, devo fare un'altra cosa. Vai nella sala briefing. Se ho ben capito, hai già fatto tutto? Sì, per oggi è finito. Bene. Ok, continua. Pulisci le location, blocco celle B, mensa, stanza delle perquisizioni. Che macello. Il tiratore è alleato con i detenuti. Che tiratore? Chi è il tiratore? Mensa. Comunque oh, è stupenda, ci ho messo un sacco di passione per farla. Andiamo a pulire le celle B, dopodiché mi sa che vanno ad Anna perché ho sonno. Blocco celle B, cosa hai fatto tu qua? Mamma mia, che disastro. Cosa davvero, scusami. Le emoticon. Ah, sì. Ma scarte, è bellissima, Ci ho messo un sacco di impegno, Ba. Buonasera. Bah, mezza sega. A cantone, battone, diciamo che non stava molto bene, sicuramente. Tutto quel sangue lì, non so, onestamente. Boh. No! Sul bilico! Ancora?
No, so delle volte fa dei lanci fioppissimi, non so il perché. Per prendere un soldo in più cosa mi tocca fare, ragazzi? Mamma mia. Spugnetta. Meglio non indagare, va. Un nuovo iscritto su YouTube, ma chissà se è vero. E chiudiamo. Insert coin. Vabbè, noi puliamo. Non c'è finta di niente. Non si preoccupi, non... vabbè, ok. Scusi il disturbo. Allora. Il guardiano è un rettiliano. Livello 4 raggiunto. Cosa vuoi tu? Sbirranza, voglio dire, signor sbirro, ho un problema. Sii umano e aiutami. Qual è il problema? Non ricevo pacchi della mia famiglia da molto tempo. Vorrei tanto mangiare qualcosa di dolce. Puoi procurarmi dei biscotti? 10 sarebbe fantastico, sai, per avere una scorta. Pagherò per il disturbo, ovviamente. $100, va bene? Vediamo cosa posso fare. Grazie, sei un bravo uomo. Ti aspetto, ma non tornare senza i miei biscotti. Ottieni 10 biscotti. E vabbè. Teoricamente se ho delle macchinette ce la faccio o no? Devo solo trovare dove sono le macchinette. Dovrebbe essere da queste parti qua, credo. No, questo vende bevande, ragazzi. È illegale. No, niente. Cioccolato al latte, cioccolato alle nocciole, barrette alle nocciole, bevanda energetica. Legale, illegale. Bah. Nachos, croccanti alla cipolla. Non so io dov'è che le trovo i biscotti, scusa un attimo, eh. Le freccette cosa possono servire secondo voi? Nella sala ricreativa, vediamo. Ehi, vuoi giocare a freccette? Conosco molte varianti di questo gioco. Quello vuoi che ti dica per prima? Baseball. Ottima scelta. Tra un istante ti spiegherò le regole, ma forse ti piacerebbe sentire lo spirito competitivo. Che ne dici di una scommessina? $50, va bene, ma il livello di difficoltà sarà difficile, sei d'accordo? Forse cambio la scommessa. $10. Va bene. Sarà facile, sei d'accordo? Sì. I giocatori cercano di segnare il maggior numero possibile di run per inning. L'obiettivo è quello di colpire il numero che corrisponde all'inning in corso. Ad esempio, nel primo inning i giocatori possono solo colpire l'1 per fare punti. Per ogni inning, un singolo è una run, un doppio è 2 run e un triplo è 3 run. Alla fine dei 9 inning vince il giocatore con il maggior numero di run. Se i giocatori sono in parità alla fine dei 9 inning, è possibile giocare inning supplementari finché qualcuno non vince. Ma che cazzo dicono? Posso colpire solo uno io allora? Perfetto. Ok, giocatore 2. Ma teoricamente sto vincendo io, poi boh. Che figo! Guardia, 4. Cazzo! Bastardo!
5. Bello sto minigioco però, eh. E lui sta recuperando comunque sto infame. Non va bene. 7. Ok. 8, siamo quasi alla fine, eh. L'8 è qua. Ho vinto? $10 e vai. Però i biscotti, dei biscotti non c'è ombra. Vediamo un attimo. Vuoi qualcosa? Voglio imparare qualcosa. Vediamo un attimo. Passivo. Soldi 50, ma perché non ci sono scritti dove abbiamo i soldi? Difesa, ok. Attivo. Sei in grado di confrontare vari dati sospetti. Premi su due parti dei dati testuali per confrontarli e avere informazioni sulla loro correttezza. Solo per controllo dei dati e routine dei nuovi detenuti. Sì, dai, è utile questa. Ok. Punto abilità 1. Fiducia. Negoziatore. Fondi insufficienti, come non detto. Andiamo là. Comunque è bello che c'è proprio un senso di progressione in questo gioco, eh? Anche come trama alla fine. Vai in cortile. Ah, ok, ok, ok. Forse per ottenere i biscotti dovrei avere l'abilità per negoziare. Questo qua è un punto esclamativo, dimmi. Hai i miei biscotti? Non hai odore di cioccolato? Ci sto lavorando. Io speravo, torno quando avrai i miei biscotti e ora non disturbarmi. Va bene. Penso che qualcuno si sia cagato addosso. Bene, dai. Sono contento. Allora, qua c'è la sfida dei sollevamenti. No! Che succede? Testa di cazzo, stai fermo. Oh, come on. Vorrei him. Stai fermo. Cavacca. Vuoi fare dei soldi? Niente di illegale. Innocente pallacanestro. Ah, sì, ok. Sì, tu. Fra di stire taba. $30. Sì, tu. Bella palla. Ah, ok. Ma da dove? Merda, ho perso $30. Ah, da fuori qui, ho capito, dai. Ma porca vacca. Ma uno può giocare a basket senza che gli rompete i coglioni? Ma menatevi, mi avete rotto il cazzo, dai. Mamma mia, che culo. Che culo. Ma me l'ha dato i soldi oppure l'hanno menato nel frattempo? Pronto per la sfida? Quanto scommettiamo? Sette volte in un minuto? No, 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 cambiate idea. Boh, va bene, dai. E questo cos'ha? Che c'è? Fuori dal cazzo, guarda che ti picchio, eh. Porca di quella vacca. Ok, stai buono? Oh.
Un po' di rispetto, insomma. Vuoi giocare? Chi ti prende? Sì, sì, va bene, dai. $50. Come troppo veloce, porca vacca. Ah, niente, ho già fallito. Merda. Buonanotte Flame, buonanotte, buonanotte. Grazie della compagnia, ci vediamo domani sera alle 9 circa, 9 e mezza più probabile. Ok, $50 presi facilmente. Vai al blocco celle. Ma c'è anche il cestino qua volendo, sì? Ammazzo, sto qua con i canestri proprio impedito, Va bene, dai. Vediamo. Peccato che non si possa saldare. Peccato che non si possa salvare quando vogliamo. Come mica. E i biscotti comunque, boh. Non saprei proprio, onestamente. Forse serve un distributore di biscotti, boh. Hai diverse celle da controllare. Vai in ciascuna di esse in qualsiasi ordine per perquisirle. Vai su un oggetto per ispezionarlo. Se non c'è nascosto nulla, puoi continuare la ricerca. Alcuni elementi li devi controllare due volte, ma in un altro punto. Se trovi roba illegale, dovresti confiscarla, cosa che metterà fine all'ispezione della cella. Se prendi questo oggetto per te o lo lasci, devi continuare la perquisizione. Ricordati le icone degli occhi, soprattutto se prevedi di prendere qualcosa per te e non necessariamente confiscarlo. Puoi provare a non farti vedere. Quando sei accovacciato, vedrai delle frecce che indicano da che lato ti stanno guardando. Gli indicatori arancioni segnalano i deduti, quelli blu segnalano le guardie. In cucina dici, Paolo? Aranciata, raccogli. Vabbè. Per perquisire la cella, avvicinati all'oggetto nella cella finché non viene visualizzato il comando perquisisci. Prendi. Puoi perquisire il cuscino, il materasso, la rete del letto, il water, la tavoletta, il lavandino e il rubinetto. Man mano che la prigione si sviluppa ci saranno più posti e più oggetti da perquisire. Alcuni oggetti devi raccoglierli con E per perquisirli. Prova su un cuscino. Ah, ok, ho capito. Perquisisci. Che schifo. Buonanotte Kevin, grazie per la compagnia. Shit happens. Ah, ma ho perquisito le celle sbagliate. C'era scritto lì quali controllare. Ma dai, che scemo. Kevin Gian Garcia. E questo cos'è che è? Ma porca vacca. Cosa gli hanno fatto a quello lì? Ma uffa. Robert Pierre.
Kevin Zuckerstein. Ah, qua allora. Legale. Prendi. Ago. Assicura. Non ci siamo mica. Non sono mica contento, sai, Kevin. Non ci siamo, non ci siamo. E il cuscino? Droghe. Prendi. Poi Jean Garcia. Barretta al cioccolato, lascia. Perché sono buono. Biscotti. Prendi. James Garcia. Ah, però, buon gustaio. Buon gustaio, eh? Tutto perfetto qua, bravo, bravo. Complimenti. Jim Anderson. Assicura. Compito completato. Ok. Spostati. Quello dei biscotti, vediamo dov'è. Eccolo qua. C'è una guardia. Guardia, vai fuori dalle palle per cortesia. Sì. Ma io ce l'ho i biscotti. Ehi. Oh. Scarta, mangia. Non so. Vabbè, come non detto, ciao. Ah, forse perché 10 biscotti e io ne ho solo uno. Mi sa che è quello. Parlo con la guardia, vediamo un attimo velocemente. Pronto per il rapporto giornaliero? Sì, per oggi è finita. Bene. Niente male, niente male. Rispetto alle detenute, meno 2%. Vabbè, pazienza. Vai nella stanza per l'ispezione dei pacchi. Bene ragazzi, io qua vi saluto. Grazie a tutti per la compagnia. Ci vediamo domani sera. Sono cotto, distrutto. Qua ricordatevi che ci sono vari social da seguire, per cui lo dico anche a chi vedrà il video in differita. Detto questo, grazie a tutti e alla prossima.